amici di Palermo Live, buonasera, ci troviamo in via Savonarola, stiamo facendo un giro per alcune strade per farvi vedere che da due giorni, però capita spesso qua in questa zona, in questa parte tra via Savonarola e la via Perpignano, in questa zona non c'è completamente un filo di luce, tutti i pali dell'illuminazione sono tutti spenti. Siamo in moto, quindi abbiamo la possibilità di andare piuttosto velocemente, farvi vedere come è combinata tutta la zona, fatte le luci delle macchine e di qualche negozio, vedete che è assolutamente tutto nell'oscurità, ma adesso vedrete che è ancora peggio di quello che vi sto mostrando, perché bene o male qui c'è qualche negozio, qualcosa si riesce a intravedere, ma girando adesso per via Perpignano vi renderete conto della situazione allucinante in cui vive questa parte della città. Vedete, questa è via Anapo, dove qualche giorno fa abbiamo fatto un live per farvi vedere la situazione anche dei rifiuti ingombranti, che poi sono stati ritirati, ma evitiamo di passarci, ma vi assicuro che la situazione è tornata pressoché come quella di prima. Proseguiamo per via Perpignano, vedete, non c'è un solo palo dell'illuminazione elettrica acceso. Ci siamo informati con i residenti, questa cosa va avanti da 2-3 giorni, ma capita molto spesso, mi ha detto un signore, ogni tanto forse lo dimenticano di accendere la luce. La motivazione non la sappiamo, la chiederemo naturalmente a chi di dovere, vedete qua c'è un'altra strada completamente al buio, la chiederemo a chi di dovere, ma sicuramente la situazione non è bella, vedete qua dei ragazzi che corrono al buio con il rischio di essere investiti. Qua la situazione è un po' migliore perché vedete c'è un supermercato che bene o male illumina la strada, ma nelle vie c'è assolutamente buio. Guardate qui, questa è la via Salso, completamente al buio, e andando avanti fino al viale Regione Siciliana è così, tutto al buio. Proseguiamo così per documentarvi a 360 gradi fino al viale Regione Siciliana, che ormai è vicinissimo, e poi concludiamo via Fiume Freddo. Vedete, tutti i pali della luce, tutti spenti. Ripeto, qualche insegna di qualche negozio riesce ad illuminare un po' il marciapiede. Poi per il resto in alcuni tratti di strada è veramente rischioso camminare, perché non solo per una questione di sicurezza, perché si può essere anche rapinati eccetera eccetera, ma anche di incolumità, perché qualcuno potrebbe anche investirvi. Quindi guardate qui, questa è l'ultima strada prima di arrivare in viale Regione Siciliana, la via Lipari, completamente al buio. Da Palermo Live, Michele Sardo, buona serata.